Giornata tristissima, devo riportare la Mazda 3 agli amici di Mazda Italia, però prima vi voglio parlare delle cose che mi sono piaciute e che non mi sono piaciute da questa prova su strada. Partiamo subito dalle cose che mi sono piaciute. Il design di Mazda 3 è passato qualche anno dal suo lancio commerciale, però la trovo assolutamente caratteristica personale, con questo frontale che tende a scendere verso il basso e questo allestimento exclusive, il top di gamma, finitura nera, cerchio da 18 pollici, a valorizzare le linee di questo design sicuramente il colore, questo Soul Red Crystal. È vero, costa un pochino, siamo a 1200 euro di sovrapprezzo, però mi piace soprattutto qui nella parte posteriore, montante C massiccio, tetto che scende verso il retro, stile coupé valorizzato soprattutto, guardate, dalla forma dell'1.8, piccolino il faro che si protende appunto lateralmente in orizzontale, e poi qua sotto abbiamo due terminali di scarico che sono veri. E poi sicuramente a piacermi è l'abitacolo, ha un livello di qualità elevatissimo, pelle, cucitura a vista, plastiche morbide, insomma Mazda un vero e proprio premium brand, soprattutto per quanto riguarda l'insonorizzazione. Sono rimasto piacevolmente colpito, abbiamo un cerchio da 18 pollici abbastanza generoso, l'assorbimento però è eccellente, all'interno dell'abitacolo filtrano pochissime vibrazioni e pochissimo rumore dall'esterno. Parlando delle cose che mi sono piaciute, sicuramente il motore. Avevo già provato lo Skyactiv X di casa Mazda, ma su questa versione qua si arricchisce del modulo ibrido leggero diventando e-Skyactiv X. Lo avevo conosciuto a bordo di Mazda CX-30, ma su questa Mazda 3 acquista tutto un altro significato, perché abbiamo il baricentro basso, una vettura accovacciata, sfruttiamo benissimo la dinamica di guida della hatchback per inserirci a velocità sostenute anche sui tornanti più stretti, senza dover poi tener conto di correzioni eccessive sullo sterzo. Quindi una vettura assolutamente guidabile, sfruttabile, complice appunto una dinamica di funzionamento dello sterzo che è assolutamente invidiabile, e poi l'ottimo cambio manuale a 6 rapporti di casa Mazda, innesti precisi, sempre millimetrico per gestire al meglio questi 186 cavalli e 240 newton per metro di coppia. Cosa significa? Che non è una velocista, perché comunque in Mazda hanno voluto portare la filosofia giapponese anche su questo motore qua, quindi un'auto che non eccede in sportività, aggressività, ma è sempre molto lineare e progressiva, capace però di darci potenza quando gliela andiamo a chiedere. Ed è per questo che insomma lo 0-100 non è dei più brucianti, 8,1 secondi, ma poi l'auto ha una progressione fino a 216 km orari di velocità massima. Quindi la vettura si guida molto bene, non soltanto in città, ma anche e soprattutto in extraurbano, ci accompagna al meglio sulle lunghe percorrenze, avendo dalla sua anche dei consumi ragionevoli, perché grazie al modulo ibrido leggero noi sfruttiamo le fasi di decelerazione e frenata per andare poi a fornire un ulteriore spunto alla vettura col modulo da 24 volte nelle fasi in cui il motore termico tradizionalmente è meno brillante. Pensiamo ad esempio alla tipica ripartenza a semaforo verde. E poi i vantaggi sono sicuramente in termini di consumi, perché sono riuscito a portare a casa senza troppo sforzo una media di circa 6,3 litri su 100 km. Questo significa stare intorno ai 16-17 km con un litro. Dico la verità, non mi sono impegnato tantissimo nel cercare il record di consumi, quindi si può facilmente fare di meglio e quindi avvicinarsi ai 18 km con un litro. Parlando delle cose che mi sono piaciute, sicuramente la guida autonoma di secondo livello, con una suite ADAS assolutamente completa. Abbiamo frenata automatica d'emergenza, cruise control adattivo, settiamo la velocità alla quale vogliamo viaggiare, la vettura la tiene anche in considerazione dei veicoli magari più lenti che ci precedono. Abbiamo il blind spot, quindi ci sono dei LED in corrispondenza degli specchietti esterni ad avvisarci della presenza di veicoli o motoveicoli in avvicinamento laterale. Abbiamo il sensore di stanchezza conducente, quindi l'alert anche nel caso di distrazione, abbiamo la lettura dei segnali stradali, peraltro l'ultimo limite di velocità viene proiettato anche qui davanti grazie all'HUD display che ci porta appunto a livello degli occhi le informazioni principali. Abbiamo un utilissimo sensore per il traffico posteriore, soprattutto in città ci aiuta, perché noi abbiamo una visibilità posteriore, vi facevo vedere all'inizio, limitata, montanti C generosi, l'1.8
salotto contenuto, e quindi soprattutto in fase di uscita dal parcheggio potremmo non avere idea di quelli che sono eventuali veicoli che provengono appunto alle nostre spalle. E poi il sistema di telecamere a 360 gradi che ci permette di monitorare tutto il perimetro dell'auto, avendo quindi una telecamera frontale, la posteriore, due telecamere in corrispondenza degli specchietti esterni. Il risultato è quello che vedete qui, ci aiuta moltissimo in una situazione come questa, in una strettoia. Noi abbiamo un cofano davanti veramente molto lungo e quindi grazie alle telecamere a 360 gradi riusciamo a monitorare tutto il perimetro. Ci sono però anche delle cose che non mi sono piaciute di Mazda 3, in particolare il discorso visibilità posteriore. Un design senza compromessi significa però compromettere in questo la visibilità posteriore. In montati generosi l'1.8 contenuto, e quindi vi faccio vedere, le telecamere a 360 gradi sono essenziali per districarci nei parcheggi e nelle manovre nelle strade più strette. E poi c'è il discorso legato al sistema di infotainment. Cara Mazda, una preghiera, forse è il caso di introdurre il touch su questa Mazda 3, perché è vero, il rotore centrale, le scorciatoie ci aiutano tantissimo a gestire tutte quelle che sono le principali impostazioni e funzioni di sistema, però il touch ci aiuterebbe effettivamente a avere un rapporto, un feeling con la vettura un po' più stretto. Questo perché appunto capisco che in Mazda c'è attenzione al discorso sicurezza, all'evitare appunto distrazioni, però il touch secondo me agevola appunto l'attenzione alla guida e facilita anche un po' l'interazione col veicolo. Parlando delle cose che non mi sono piaciute, o meglio un alert rispetto a coloro i quali cercano di portare a bordo della propria auto luci, lucine, quadri, strumenti giganteschi, digitali, sistemi di infotainment dalle dimensioni esagerate, beh, attenzione, perché non troverete niente di tutto ciò a bordo di Mazda 3, quindi non la scegliete se la vostra aspettativa va in questa direzione, perché troverete invece un'auto molto concreta, tecnologicamente affilata e capace di coniugare secondo me in maniera intelligente classico e moderno, soprattutto sul tachimetro, che non è completamente digitale ma ha al centro un ampio schermo a colori centrale contornato dai classici indicatori analogici. Questo allora era il focus dedicato alle cose che mi piacciono e che non mi piacciono di Mazda 3 dopo le due tradizionali settimane di prova su strada. Adesso però, come sempre, voglio sentire la vostra, ditemi tutto quello che ne pensate qua sotto nei commenti, perché leggo e rispondo volentieri a tutti. Prima di salutarci però l'invito è quello solito: andate a curiosare in tutti i vari social di autoprove.it, i vari Facebook, Twitter, Instagram, seguite il blog che è sempre aggiornato con le ultime novità e curiosità dal mondo dei motori, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube, perché ci troviamo sempre qui per il prossimo video. Ciao!